Allora, Francesca, quando vuoi cominciamo. Eccoci. Bene, allora, buonasera a tutti. Io sono Fabio Montanaro, vi do il benvenuto a nome della Young Communication School a questo nuovo webinar. Oggi vi presentiamo Masterbook, il master specialistico dedicato ai mestieri dell'editoria. A raccontarlo per noi c'è la coordinatrice didattica Luciana Bianciardi. Prima di cominciare vi devo chiedere di mutare tutti i vostri microfoni, spegnere le webcam e vi ricordo che al termine della presentazione ci sarà uno spazio dedicato alle vostre domande. Siete invitati a scriverle nella chat che trovate alla vostra destra e noi cercheremo di leggerle e di rispondere a tutti quanti. Prego. Allora, buonasera a tutti, vi vedo numerosissimi e mi fa molto piacere. Benvenuti a questa edizione speciale, questa presentazione speciale di Masterbook, il Master dei Mestieri dell'Editoria. Quest'anno andiamo così, per motivi che tutti sappiamo, ed è una presentazione molto particolare. Cercherò di farla funzionare al meglio. Abbiamo fatto alcune prove, ma come vedete, dalla mia immagine non sono una nativa digitale, quindi dovrete scusarmi se ci saranno dei problemi in questa presentazione. Innanzitutto volevo presentarvi i miei ospiti, la professoressa Gabriella Dina, che è co-docente nel master, insegnerà storia dell'editoria e la scheda di valutazione, la famosa scheda che tutti gli editori chiedono ai loro lettori e che prego di intervenire tutte le volte che io mi perderò per strada perché purtroppo ho questo vizio di perdermi. Intanto buongiorno a tutti, buongiorno. Ok. Poi ancora Valentina Cottini, ex di Masterbook, oggi scrittrice, editor, viaggiatrice, creatrice di eventi, insomma, un personaggio che poi si presenterà meglio lei, che è uscita 2 o 3 anni fa, vero, da Masterbook. Sì, ormai sono quasi 3 anni. E Giulia Zudas, che vedevo fino a poco tempo fa, non vedo più, non sento più. Anche lei è ex, eccola là, ex studentessa di Masterbook e che ha scelto dopo, dunque uscita 2 anni fa. No, posso. Sì, vabbè, ormai sono 2 anni. Sì, che ha scelto la carriera giornalistica e scrive sul Corriere della Sera, insomma, niente No, poco di meno. Repubblica. Su Repubblica. Scusate, su Repubblica con Piero. Già comincio con una gamba. Allora, master nei mestieri dell'editoria. Adesso qui dovrei fare un magheggio che mi hanno insegnato a fare, condividere il mio desktop, chiudere le varie cose che non c'entrano e farvi vedere queste slide. Spero che si vedano. Sì, Altrimenti, benissimo. perfetto. Allora, come è nato Masterbook innanzitutto? Masterbook è nato dall'idea mia e di Giovanni Canova, che oltre che essere rettore, anche il nostro direttore scientifico, che ci chiedevamo di fronte a un interesse per il mondo delle case editrici e per il mondo dell'editoria in genere, che cosa potevamo fare di più perché gli studenti come voi ci chiedevano di insegnar loro a lavorare, cioè tutti voi venite fuori da un percorso ovviamente di liceo, poi di laurea, chi triennale, chi addirittura magistrale, dove avete fatto un sacco di bella teoria, è bene che ci sia, ma messi oggi in una casa editrice, in qualsiasi settore di una casa editrice italiana, non saprebbero che pesci pigliare. Allora abbiamo detto insieme a Gianni Canova, insegniamo loro a lavorare, cioè prendiamo dei professionisti del settore, editor,
lettori professionali, un impaginatore, un responsabile dell'ufficio stampa, un agente letterario, un editore, un impaginatore, insomma, tutti i mestieri della filiera editoriale, e mettiamoli a insegnare. Che siano anche professori universitari ci interessa poco. L'importante è che abbiano voglia di trasmettere a voi, quindi al futuro, questo mestiere. L'idea fondamentale è quella di, una volta che siete, che sarete ammessi al master, di trasformarvi in una piccola grande redazione. Vedete la redazione di, mi sembra, 3 anni fa adesso, grosso modo direi 3 anni fa. Cioè non sarete più una classe, ma sarete la nostra redazione. Ognuna con compiti particolari a seconda del docente che in quel momento sarà in classe. Io proporrò alla mia redazione una rosa di testi di narrativa, di testi di saggistica e di testi di poesia, perché ognuno di questi campi ha, diciamo così, delle competenze particolari, cioè si interviene in narrativa in maniera diversa da come si interviene in poesia, in maniera assolutamente diversa da come si interviene in saggistica. Quindi vi proporrò 2, 3, 4 testi di narrativa, altrettanti di poesia, altrettanti di saggistica. E già da questa scelta, diciamo così, verranno fuori le prime valutazioni della mia casa editrice, che siete voi, della mia redazione. Vedete, questo è il testo proposto 3 anni fa per la narrativa, scelto dalla redazione, dalla classe per la narrativa, questo è il testo di poesia e questo è il testo di saggistica. Perché? Perché noi non lavoreremo, a parte qualche piccola introduzione, non lavoreremo così su testi già editi oppure presi dal serbatoio della casa editrice. Lavoreremo su testi che poi andremo a pubblicare. E questo sarà farà la differenza tra lo studiare e invece l'entrare nel mondo del lavoro. Saranno, come ho scritto qui, scelte sofferte, perché naturalmente non tutta la classe sarà d'accordo sul testo di narrativa o di poesia o di saggistica. Quindi dovremo anche soffrire un po'. Ma d'altronde la strada che avete scelto è una strada di sofferenze, questo ve lo dico subito, e poi ne parleremo dopo, soprattutto con le ospiti. Che cosa faremo? Una volta scelti i nostri 3 testi, dovremo affrontare l'autore. L'autore e l'editor sono o il protetto e l'angelo custode, oppure il protetto e il demone, nel senso che si incontra l'autore che ha voglia di collaborare e allora si collabora bene, c'è l'autore che è un po' più difficile da trattare. Ma questo sarà tutta, perché non possiamo saperlo prima, sarà tutta formazione per voi, perché non sempre gli autori sono molto collaborativi. Quindi dovremo cercare queste famose affinità elettive che ci faranno entrare, diciamo così, nel cuore del nostro autore. Ne cureremo l'editing, in poesia in maniera del tutto diversa dalla narrativa e in saggistica ancora in maniera diversa. Questo, vedete, è l'autore del libro di narrativa che avete appena visto nella slide precedente. Dopo la fase di editing ci sarà la fase, un po' più anche divertente, se vogliamo, perché nel nostro testo avremo sicuramente lasciato dei refusi. Cos'è il refuso? Il refuso è quello che nel linguaggio tecnico è l'errore, o la parola scritta male, o la ripetizione, oppure la rima non voluta, o il righino, la vedova, l'orfano, poi tutti questi termini vi diventeranno familiari. Per esempio, in questo caso, questo è un titolo vero, a un occhio distratto non
non salta subito il fatto che non è il coniglietto a riunirsi, ma è il consiglio comunale, e qui il refuso è scappato in un giornale anche abbastanza famoso. Non sono così tutti evidenti. Guardate questo e ditemi in pochi secondi dov'è, ahimè è un libro Feltrinelli, una copertina sbagliata, chi ha già indovinato qual è il refuso ha un bell'occhio e quindi già al master lo eleggiamo come il nostro responsabile della correzione delle bozze. Se non l'avete visto ve lo dico io, il nome dell'autore non è Amos, ma è Amos, quindi a questa Z va sostituita una S. Forse nella fretta di pubblicare il libro, chi ha composto questa copertina si è lasciato un po' prendere dalla Z del cognome. Io a questo punto posso dire una cosa? Sì, a questo certo. Punto, a questo punto dico sempre, poiché Feltrinelli e io ho una lunga carriera in Feltrinelli, questo esempio mi colpisce al cuore, però non c'ero in quegli anni, non c'ero, non è mia responsabilità. Poi volevo, scusa Luciano, sottolineare un attimo il momento della scelta, che è sempre un momento molto complesso e anche interessante, la scelta del testo da pubblicare. Perché avviene proprio come avviene in una casa editrice, che ci sono degli schieramenti contrapposti a favore di un testo piuttosto che di un altro. Quindi questo è un momento in cui già si chiede all'allievo, allo studente, si chiede già di entrare nella logica dell'editore, e questo apre davvero molti spunti di riflessione: che cosa pubblicare, perché pubblicare. Ecco, volevo soltanto fare questo piccolo inserimento. Anzi ti ringrazio, perché io ovviamente mi perdo un po' per strada, e quindi benissimo, anche perché ci sarà la professoressa Dina, ma ci sarà anche il professor Akame, che farà tutto un modulo su perché continuiamo a investire nel libro, e quindi darà spunti, suggerimenti proprio per capire dove dobbiamo intervenire, quali scelte dobbiamo fare, consapevoli del fatto che viviamo in un mondo in cui l'immagine è spesso più preponderante rispetto ai testi, eccetera. Ecco, nel frattempo avete avuto tutto il tempo per guardarvi questa copertina, che la prima era di questa è di Einaudi, quindi due grandissimi editori, e di dirmi cosa c'è di sbagliato in questa copertina. Ve lo dico subito, non sono le date che vanno benissimo, non vi sento, quindi immagino che a questo punto abbiate già capito cos'è che non va. E questo signore ritratto in copertina, tra l'altro lo dico per il pubblico femminile, un bel ragazzo, non è John Fante o John Fani come pronunciano gli americani, ma è Steven Spender. John Fani è è quel signore che avete visto subito dopo, altrettanto bel ragazzo, ma non come il primo. Ecco, accanto ai testi noi studieremo anche i paratesti. I paratesti, come vedete, il titolo, la copertina, la quarta di copertina. Sapeste quanto è difficile scrivere una bella quarta di copertina che sia catching abbastanza, quindi che catturi l'occhio del lettore senza essere pedissequa, senza essere autoreferenziale, eccetera. E anche qui avremo un modulo proprio che vi insegnerà a scrivere una quarta di copertina efficace. E su questo ti interrompo un secondo, certo. Solo per dire, provate a immaginare com'è difficile scrivere la quarta di copertina di un classico, no? Cioè, quindi un testo pubblicato infinite volte negli anni, o non so, un testo di Chekhov, di Dostoevsky, ecco, scrivere una quarta di copertina che non dica le solite cose che ormai tutti sanno a memoria, o scrivere la quarta di copertina dei Promessi Sposi, che ci saranno dei test che vi avvicinano a questo scopo, a questo risultato, perché è davvero molto difficile trovare degli elementi nuovi, interessanti di comunicazione per dire
l'attualità del classico. Tutto questo si impara e devo dire, lo dico proprio volentieri, quest'anno le quarte di copertina che sono uscite da lungo lavoro e meditazione sono stupende, vedrete poi quando i libri sono pubblicati. Questo lo dico con grande piacere perché non accade spesso, scusami. E aggiungo di dire tutto questo in 10 righe massimo, perché la quarta di copertina non può essere un altro testo, quindi dobbiamo essere anche sintetici. Ecco, dicevo, anche il titolo stesso, un titolo può fare la fortuna o la sfortuna di un testo. Ci sono degli esempi di libri che, usciti con un certo titolo, hanno venduto 100 copie, ripresi con una copertina, un titolo diverso, hanno sfondato il muro delle 20.000 copie. Quindi fare anche una copertina, diventerete degli esperti, o almeno mi auguro che lo diventiate, di Photoshop, avrete tutto un modulo in cui imparerete a usare Photoshop, certo non come un grafico professionista, ma come un redattore che deve a volte, soprattutto nelle piccole realtà, occuparsi anche della copertina. Quindi Photoshop, ma anche InDesign, perché questo libro, il nostro libro, andrà impaginato, andrà inserito nella gabbia di testo, quindi sceglieremo il corpo, sceglieremo il carattere e tutto quanto. Ma non solo. Tra i programmi avremo un modulo anche di WordPress, perché una delle cose che ci richiedono gli editori da cui poi voi andrete a fare lo stage è poter seguire anche il sito, o perlomeno l'aggiornamento del sito della casa editrice. Finito tutto questo, torno indietro un attimo, lo sapevo che avrei fatto solo un po' di confusione, adesso proviamo ad andare avanti. In realtà sto andando indietro, era andato troppo bene finora, ero andato troppo... Ecco, intanto guardatevi John Fante. Dicevo, finito tutto questo, che cosa faremo? Nell'ambito della formazione anche di ufficio stampa, o come si dice oggi, comunicazione editoriale, andremo al Salone del Libro di Torino, che quest'anno purtroppo è saltato per i motivi che tutti sappiamo, a presentare i nostri libri. Vedete sul palco ci sono i ragazzi che vi hanno preceduto, che stanno appunto presentando in questo caso il libro di saggistica. Quindi vi formerete anche come relatori, curerete l'evento, chi come relatore, chi come lettore, chi come datore di tempi, chi come fotografo, insomma al Salone del Libro ci sarà spazio per tutti quanti. E lì sarà la nostra festa di diploma, ancora sto facendo ancora, vabbè. Ecco, sarà la nostra festa di diploma in cui concluderemo il nostro percorso, presenteremo i nostri libri e poi voi comincerete il vostro periodo lavorativo in stage. Vedete, questo è il gruppo di 3 anni fa, questo è quel signore che avete visto prima in qualche slide precedente insieme ai nostri studenti, questo è l'autore incredibilmente di poesia e questo è l'autore di saggistica, il resto dei nostri insegnanti e poi naturalmente tutti gli studenti. Allora, il mio intento, e poi lascio la parola agli altri se no parlo sempre io, è far sì che possiate entrare in qualunque reparto di qualsiasi casa editrice italiana, poter aprire qualsiasi porta e dire sono qui, c'è da impaginare, ci sono, fare quarta di copertina, ok, editing è il mio pane quotidiano, e far sì che possiate lavorare in qualunque reparto in maniera autonoma. I nostri stagisti sono richiesti proprio per questo, perché non hanno bisogno, o meglio, hanno bisogno di un tutor aziendale, ma
fino a un certo punto, perché sono capaci di lavorare in autonomia. Per far questo abbiamo 5 mesi, che saranno 5 mesi veramente duri, perché dovremo vedere 3 programmi, che sono grossi programmi, dovremo mettere insieme 3 libri, che non è uno scherzo, e quindi io chiedo una grande passione e un grande impegno. Però in cambio so che vi manderò in stage in un posto dove non potranno che apprezzarvi. E quindi poi, se lì saprete giocarvi bene le vostre carte, come vi diranno anche Valentina e Giulia, da lì poi partirà il vostro iter lavorativo. Ecco, io non so, Gabriella, vuoi aggiungere? Ascolta un attimo, sì. Volevo dire degli stage, magari parlo un momento, perché sì. Ecco, perché lo stage è un punto molto importante alla fine del corso, quindi se racconti un po' magari come avviene questa faccenda. Allora, lo stage, poi magari Valentina e Giulia ce lo potranno dire, sì, perché certo, certo. Lo stage può avere una durata minima di 1 mese, massima per la regione Lombardia di 6 mesi, ma credo che anche nelle altre regioni oltre ai 6 mesi non si possa andare. Al momento questa è l'8ª edizione, i nostri studenti che sono usciti dai master precedenti sono, diciamo con una buona approssimazione, al 90% al lavoro in questo momento nel campo che hanno scelto. Ovviamente di assunti a tempo indeterminato ne abbiamo 2. Tutti gli altri hanno piccoli contratti, lo stage prolungato, situazioni di lavoro a partita IVA, eccetera. Però questo è quello, ahimè, che aspetta tutti voi, anche tutti noi, perché insomma siamo nella stessa barca. Ecco, non so, è capitato negli anni che uno studente che si è al colloquio si è detto, come dire, ferratissimo e vogliosissimo di intraprendere uno stage in ufficio stampa, si sia scoperto poi vogliosissimo di fare lo stage presso un editore che richiede un editor, o il contrario, persone che si erano autoproclamate editor per tutta la vita, poi si sono scoperte ottimi addetti ufficio stampa. Questo lo capirete anche voi, sarà parte anche del vostro percorso di formazione. Non so, io lascerei la parola agli altri, perché altrimenti... Professoressa, le chiedo solo di togliere la condivisione schermo, perché sta ancora condividendo. Oh, scusate. Ok, ecco, adesso... Scusate, è chiaro che non sono nativa digitale e quindi... Gabriella, se vuoi intervenire tu, se no lasciamo lo spazio alle studentesse. Io dico solo 2 parole per quanto riguarda il mio insegnamento, che è storia dell'editoria. Allora, storia dell'editoria vuol dire anche storia del cambiamento dell'editoria, per cui io vi racconterò anche per esperienza personale, perché anch'io non sono un nativo digitale, come dice la professoressa Bianciardi, vi racconterò il mio iter, che risulta a questo punto interessante perché segue il cambiamento del costume culturale italiano e del costume editoriale, e avendo io lavorato presso editori importanti come Bompiani, appunto Feltrinelli, Rizzoli, all'inizio ancora Fabri Editori, ecco, ho visto il cambiamento, e poi è anche, come dire, un invito a seguire questo itinerario, perché anche per me è cominciato, come comincia per voi, ho fatto una sorta di gavetta, perché ho fatto fin da piccola, che mentre facevo l'università e lavoravo come spesso accade, e quindi ho fatto tutto l'iter da
correttore, redattore, responsabile di collana, direttore editoriale, ecco, per cui raccontando questa esperienza racconto anche il contatto con autori importanti oppure la scoperta di autori importanti e il fascino di questo mestiere che appunto ti porta in qualunque momento dello sviluppo storico ti porta a delle grandi scoperte, a delle grandi sorprese, per cui anche l'oggi è molto affascinante anche se è cambiato il mondo, sono cambiate le tecniche, però la scoperta di un testo, la passione della lettura, la necessità di comunicare agli altri quello che hai scoperto. Ecco, questo è un punto che rimane inalterato nel tempo, anzi appunto con i mezzi di oggi si diffonde ancora di più. Ecco, volevo anche dire che quest'anno, data anche la situazione, hanno lavorato i docenti, i colleghi, hanno lavorato moltissimo sulla comunicazione sui social, per cui si è aggiunta una parte molto 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 importante e molto nuova, molto dinamica nella comunicazione del lavoro che abbiamo fatto, quindi è ancora una parte finale che sostituisce la nostra presenza al Salone di Torino, facciamo di molto e di più quest'anno, ecco, secondo me, mi sembra che sia un anno particolarmente ricco, per cui l'anno prossimo ancora di più, ancora meglio. Ecco, questo. Mi fermo qua perché poi mi fermo qua. Sentiamo magari i nostri allievi, gli ex allievi. Andiamo in ordine alfabetico come quando eravamo in classe, quindi Valentina Cottini, l'ho detto, ex allieva, ora scrittrice, creatrice di eventi, viaggiatrice. Cos'altro, Valentina? Deve attivare il microfono. Ok, ora mi sentite? Sì, sì, sì. Perfetto. Ciao, buon pomeriggio a tutti quanti. E sì, come diceva la professoressa Bianciardi, io in questo momento sono un'autrice per 22 edizioni e sono principalmente una editor freelancer. E principalmente, poi nel frattempo gestisco una rubrica a riguardo dei mestieri del libro, proprio sempre con 22 edizioni. Come sono arrivata fin qua? Diciamo che sono stati 2 anni intensi di gavetta, e sono è ancora gavetta, diciamo, il mio periodo, e io sono uscita da Masterbook, che era il 2018, secondo me, penso. E subito dopo Masterbook, anzi, iniziamo da prima. Allora, come sono arrivata a Masterbook? È successo così. Io sono uscita dall'università, che in realtà volevo fare la traduttrice. Arrivo da Lingue e Letterature. E mi è capitato questo stage in una piccolissima casa editrice delle mie parti, in cui mi sono innamorata del lavoro della redazione. Però appunto è stato un lavoro un po' improvvisato, nel senso che l'ho visto un po' da fuori. E ho trovato la possibilità di appunto di fare Masterbook e con una cosa bellissima. Sento delle voci? Tutto a posto? Sì. Ho sentito un'interruzione? Ok, è stato qualche cosa. Dicevo che una cosa che è stata molto bella di Masterbook è il fatto di avere non solamente una preparazione teorica, come diceva la professoressa Dina, sul tema appunto della storia dell'editoria, dei cambiamenti, ma anche pratica, nel senso che poi quello che si richiede all'interno degli stage o comunque di una casa editrice è sapere approcciarsi alle cose nel modo più veloce possibile, e questa è una cosa che ho trovato importantissima appunto negli insegnamenti di Masterbook. E una volta uscita dal Master sono stata presa per uno stage alla casa editrice Marcos & Marcos, dove ho tentato di farmi spazio diciamo con un ufficio stampa, come insomma aiuto ufficio stampa. È stata un'esperienza complicata, dalla quale ho capito che forse effettivamente l'ufficio stampa non è proprio il mio, però comunque sia è stato un tentativo. E è stata una bellissima esperienza, anche perché la Marcos & Marcos è una casa editrice, non so se la conoscete, però appunto che ha un catalogo che io adoro, lavoro con autori di tutto il mondo, quindi è stata davvero una bella esperienza. E una volta finita lì, sono stata presa per un altro stage presso la redazione del Sole Mondadori in scolastica. E una cosa
molto diversa, nel senso che in quel caso ho fatto soprattutto progettazione di libri per la scuola con le lingue, quindi ho riassociato un pochino la mia materia di laurea e anche editing sui testi. E è stato uno stage che poi è stato prolungato nell'ottica appunto di portare avanti delle collaborazioni, perché in questo momento non stanno assumendo, però ecco adesso appunto mi sto sono collegata a varie case editrici attraverso delle collaborazioni. E questa è stata un po' la mia esperienza di vita che porta avanti nel tempo. Però io una cosa che appunto che vi diranno Mila da Master, che io sottolineo, è che quando diciamo c'è veramente passione per un settore si fa tutto, cioè è sicuramente una cosa sofferente perché non è un ambito facile, e questo diciamo non lo toglie nessuno, e ci vuole sicuramente capacità di reinventarsi. Vi troverete a fare tanti stage, tanti lavori difficili per fare, però diciamo che il percorso è, se uno ci tiene diciamo a lavorare con qualcosa che ama, diciamo che è un po' questo il cammino. Comunque questa è stata la mia esperienza, diciamo, in poche parole. E, non so, mi viene da dire questo, non so cosa potremmo aggiungere anche rispetto al master. Va bene. Penso di aver detto, insomma, no? Sì, 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 scusi, riattivavo il microfono. Penso che abbia comunque fatto tutto il suo percorso e questo naturalmente è di grande aiuto per chi ci ascolta. So, vogliamo sentire Giulia? Buon pomeriggio. Dalla Sardegna, giusto? Sì, sono riuscita a tornare per un periodo in Sardegna. Io adesso, per esempio, sto sì collaborando, sto scrivendo su Repubblica Milano, però sto anche lavorando come editor freelance e come correttore di bozze. Prima che ci fosse la pandemia, stavo anche iniziando un progetto come editor, come correttore di bozze per una guida. Adesso la situazione diciamo è un po' ferma, però comunque ci sono diversi settori nei quali ci si può inserire come editor e come correttore di bozze. Io quando ho iniziato il master avevo le idee un po' confuse, perché da un lato volevo diventare giornalista, poi mi sono innamorata del mondo dell'editoria. C'è da dire che quando ho iniziato il master ero convinta comunque di saper scrivere bene, di usare correttamente la grammatica, insomma avevo delle convinzioni che poi quando ho fatto il test d'ingresso sono crollate, penso che mi sono resa conto che sbagliavo gli accenti, non notavo delle ripetizioni, non notavo alcuni refusi, quindi ho dovuto mettere un po' in discussione anche tutte le cose che sapevo e ho dovuto ampliare le vedute. Se c'è una cosa che ho capito facendo il master è che l'editing di un testo non consiste solo nel correggere la grammatica, consiste nel innanzitutto destrutturare completamente proprio frase per frase e andare a vedere tutti, bisogna essere sia lettori sia tecnici del testo contemporaneamente, perché bisogna andare a vedere tutta una serie di cose che pensavo di notare che invece non notavo, e col master ho proprio imparato a diventare diciamo indipendente nella revisione di un testo. Poi certo molte volte vorrei andare a bussare alla porta della professoressa Bianciardi per chiederle alcune cose. La mia porta è sempre aperta per adesso sono un po' lontano, però a volte vorrei. Però comunque ho imparato a essere indipendente, a vedere il testo non da lettore, proprio da tecnico. A volte infatti è un po' brutto, perché quando magari la sera voglio mettermi a letto a leggere, poi inizio a notare delle cose e dico ma no, ma com'è possibile? Però ovviamente i refusi capitano anche ai più bravi editor, ai più bravi redattori, è normalissimo.
quello che ho imparato dal master è sicuramente questo. Poi io appunto credo di essere un po' più portata per questo. Ci sono molti miei compagni del master che si sono appassionati tantissimo per l'impaginazione, per la parte grafica del master, e che adesso in alcune case editrici appunto si occupano di questo. Certo, come dicevate, non è facile sicuramente trovare un posto fisso, però devo dire che io ho trovato alcune cose da freelance sicuramente. Appunto adesso è tutto un po' fermo per questa situazione qui, ma credo che lentamente ripartiranno molte attività. E per esempio anche domani mattina io ho un colloquio, quindi penso che sia anche questo nuovo inizio di buon auspicio anche per l'editoria. E quello che mi sento di dire appunto è che anche se la professoressa Bianciardi a volte cerca di spaventare, perché è vero, è un mestiere particolare, un mestiere duro che richiede molta attenzione, molta concentrazione, molte ore di lavoro, senza turni proprio. Ci sono testi a cui bisogna lavorare anche di notte perché devono essere pronti, devono rispettare le scadenze, però davvero se c'è passione ne vale la pena. Ho avuto dei momenti alti e bassi ovviamente in cui dicevo aiuto, voglio un posto fisso, voglio questo, però in realtà anche lavorare come freelance lascia molte libertà. Devo dire, per esempio, io riesco a coniugare la collaborazione giornalistica con il lavoro di editor. Mi piacciono entrambe, non vorrei abbandonare nessuna delle due e riesco a farle convivere. Quindi con un po' di pazienza, un po' di perseveranza si può fare. Grazie. Bene, bene. Io lo dico sempre, Valentina e Giulia lo sanno, io vi toglierò il piacere della lettura, e questo perché non riuscirete più a leggere un testo come lo leggevate prima, non riuscirete nemmeno più a leggere, lo sanno, il menù di un ristorante. Cioè voi andrete con il fidanzato o la fidanzata al ristorante, lui o lei penserà a una cenetta romantica e voi correggerete le bozze del menù, noterete i doppi spazi tra una portata e l'altra del menù, e quando leggerete un libro vi accorgerete di cose che prima non avevate nemmeno ma non notato, nemmeno vi aveva sfiorato l'idea che ci potessero essere cose. Dimmi, sì, scusa Gabriella, dimmi. No. Vabbè, volevo soltanto dirti, dunque la percentuale dei ragazzi che hanno trovato occupazione, ti dico, è molto alta, no? Io non mi ricordo mai i numeri, però tu sì. 90, non voglio dire 95, ma il 90% lavora in questo momento a vario titolo e con varie collaborazioni nel campo dell'editoria, quindi... il settore saturo, dicono, ma insomma noi da 8 anni continuiamo. Poi un'altra cosa, dunque tu hai nominato il test d'ingresso, magari appunto voglio che fosse chiaro che non è un test di, come dire, di esclusione o di inclusione, è un test in cui si controllano la preparazione, le competenze, no? È così. Certo, c'è un test d'ingresso, ma il test d'ingresso serve a me e agli altri docenti per capire da che base si deve partire, serve a voi per deprimervi perché Valentina e Giulia lo sanno, i risultati del test d'ingresso non sono sempre abbastanza disastrosi, nel senso che voi non siete abituati a leggere un testo tenendo presente 5 o 6 piani diversi, ortografico, sintattico, grammaticale, di costrutto, di logica. Quindi non è semplice. Poi naturalmente il testo è bastardamente infarcito di errori, per cui trovarli tutti è veramente, veramente una sfida. E di solito non... Però quando poi andiamo a fare il test finale si nota una differenza abissale, cioè nel test finale diventate più realisti del re, nel senso che trovate errori che per esempio non ci sono, oppure ci sono ma non sono così fondamentali, cioè andate a trovare delle sfumature che sinceramente nemmeno io avrei trovato, quindi creiamo dei mostri, sì. Ok. Bene, non so se ci sono delle domande o se una di voi vuole
vuole aggiungere qualcosa. Ricordo a tutti intanto che appunto per fare le domande potete scriverle nella chat qui di fianco. Io aggiungerei solamente che le prescrizioni sono aperte, quindi sì, abbiamo aperto da qualche settimana, sono già cominciate ad arrivare le prime prescrizioni, saranno aperte fino al 30 di settembre all'incirca, per poi cominciare il master a gennaio, nel mese di gennaio. Non vedo domande. C'è una manina alzata, sì. Sì, vedo. Prego. Io non sento. Anch'io. Non la sentiamo. Ah, ecco, però ci arriva una domanda in chat da Noemi che ci chiede se ci sono limiti di età per l'accesso e credete che possa incidere su eventuali possibilità lavorative? Penso parli allora, sempre dell'età. Noi abbiamo avuto studentesse di 22 anni e di 61, quindi no, non c'è un limite di età. Beh, certo, a 61 anni, poi nella realtà, cara Alessandra, in verità quella di 61 anni lavora, quindi però lo stage è un po' più complicato, un po' più difficile a una certa età, però la nostra 61enne lavora, un'altra 50 e non mi ricordo quantenne, ha aperto un'agenzia letteraria, perché tra i nostri ex studenti ci sono anche studenti che sono diventati editori e con buona, come dire, con buon successo sono diventati agenti letterari, anche lì con buon successo, quindi si può intraprendere anche la strada, diciamo così, della libera professione. Ecco. Ci fanno ancora domande riguardo lo stage, ci chiedono se lo stage è facoltativo e se tutti gli studenti avranno la possibilità di fare questa esperienza. Allora, lo stage effettivamente è facoltativo, ma caldamente raccomandato, perché è vero che noi lavoriamo in classe come se fossimo una redazione, però è anche vero che mettersi in gioco in una vera redazione, beh, è tutto diverso. Quindi io lo raccomando, è facoltativo perché il nostro è uno stage, è un master specialistico e quindi si può non fare lo stage. Sì, noi abbiamo un ventaglio di, quest'anno erano 187 case editrici con le quali siamo in contatto, bene o male non abbiamo mai avuto difficoltà a, come dire, piazzare i nostri studenti da qualche parte. Per il futuro non si fanno ipotesi, perché il futuro è talmente in questo momento così incerto e nebuloso che io mi auguro potervi e farò di tutto per potervi mandare laddove poi voi ci direte che preferireste andare. È chiaro, se volete andare tutti da Marcos e Marcos non sarà possibile, però qualcuno ci riesce. Prevede effettivamente uno stage in una determinata azienda oppure a descrizione dello studente? No, rispondo a Rivoltella. No, non è a discrezione la ricerca, no, noi vi diamo una rosa, quest'anno erano 187, di case editrici piccole, medie e grandi in cui poter fare il colloquio. Chiaramente non garantiamo, non siamo un'agenzia di collocamento, non garantiamo niente. Per il momento sono stati tutti i nostri studenti accettati in uno stage. Avremo Russo Federica, dice, avremo tutti la possibilità di fare questa esperienza di stage? Mi sa che ho già risposto. Sì, quella di prima. La seguente sarebbe, vorrei sapere come sono articolati gli orari del master. Si segue ogni giorno o solo in alcuni giorni della settimana? Allora, fino all'anno scorso il master era articolato su 3 giorni alla settimana, lunedì, martedì, mercoledì, in orario pomeridiano, dalle 14 alle 19. Sarà così anche quest'anno? Io mi auguro di sì, mi auguro che possiamo farlo in presenza e lo possiamo fare da gennaio tutti quanti insieme, in sicurezza, con i distanziamenti, eccetera.
chiaramente è un momento molto, molto incerto, però a gennaio dovremo essere fuori, incrociamo tutto quello che è possibile incrociare. Non riesco a scrivere in chat, chiedo l'interruzione. Posso porvi la domanda a voce? Sì, prego, prego. Allora, intanto buonasera e grazie tante per le informazioni. Io sono una studentessa di lettere, ho studiato all'Università di Torino e adesso sono in fase di elaborazione tesi, dovrei appunto laurearmi, immagino a novembre, in culture moderne comparate. E volevo giusto chiedere, ma ci sarebbe la possibilità di svolgere questo master anche online? Questo fino all'anno scorso non era possibile. Quest'anno, non so, forse Fabio... Sì, allora, diciamo che quest'anno, piombataci in testa questa emergenza, abbiamo trasferito tutta la didattica online, quindi si parla di lauree triennali, magistrali e anche di tutti i master. Nella speranza sempre che si possa ritornare a una vita universitaria normale, quindi che i master ricomincino in aula, siamo comunque pronti. Nel caso ci dovesse essere ancora bisogno di fornire parte o tutta la didattica online, ecco, siamo in grado di farlo, l'abbiamo già fatto e ci organizzeremo per rifarlo anche l'anno prossimo. Capito, come avete visto siamo diventati maghi di queste nuove. Sì, no, perché poi tra l'altro insomma io ho appunto un'azienda e sarebbe veramente per me il massimo poter svolgere il master online piuttosto che appunto lasciare la sede aziendale, però insomma poi eventualmente si valuterà questa cosa. E il costo è quello che appunto vedevo nella prima slide, giusto? Fabio, forse questo risponde lei? Sì, il costo è di 5.500 più IVA per tutti gli studenti comunitari, mentre per gli studenti extracomunitari si aggira intorno agli 8.000. Ecco, vi ricordo che riguardo ai costi, noi non richiediamo mai il pagamento in un'unica soluzione, ma sono sempre suddivisi in tre rate. Queste rate possono essere a loro volta appunto dilazionate grazie alla Banca Popolare di Sondrio, che ci offre la possibilità di fare un finanziamento a tasso super agevolato per i nostri studenti iscritti ai master. Ho capito, d'accordo, grazie tante. Grazie a lei. E buon lavoro. Grazie. Vorrei sapere se dopo il master Failla ci sono possibilità di sbocchi lavorativi all'estero. Una studentessa di Masterbook 1 in questo momento è a Londra che sta lavorando presso una casa editrice inglese, quindi sì, lo si può fare assolutamente. E sono previste borse di studio? Per il momento no, almeno Fabio io credo che in questo caso no. In questo momento non ne abbiamo, come dicevo c'è la possibilità del finanziamento, ecco. Questa è l'agevolazione che prevediamo per questo master. E poi leggo per i crediti formativi universitari, no, perché il nostro è un master specialistico, quindi non universitario. Ecco, non lo so, vedo una mano alzata, mi sbaglio io? Forse era la stessa di prima, se ci sono altre domande abbiamo ancora qualche minuto. Scusate se mi intrometto anch'io tramite audio come ha fatto la mia collega, ma purtroppo anch'io non riesco a scrivere in chat. Volevo invece un'informazione per quanto riguarda l'ufficio stampa. Quanto dedicate a questa figura? Ci sono moduli particolari? Sì. Come funziona questa parte? Allora, da quest'anno addirittura il modulo è stato raddoppiato perché abbiamo previsto un modulo di ufficio stampa, chiamiamolo così, tradizionale, comunicazione editoriale tradizionale, i comunicati stampa, i contatti con giornalisti, eccetera. Ma, dicevo, da quest'anno è stato raddoppiato perché abbiamo inserito un modulo che si chiama comunicazione sui social, visto che adesso... gran parte della comunicazione passa appunto attraverso questi
questi nuovi strumenti, abbiamo contemplato anche questo. E quest'anno il professor Gian Soldati, che appunto cura quest'ultimo modulo, farà un ciclo di incontri proprio per venire incontro, farà un ciclo di incontri per venire incontro per un editor, è bellissimo, farà un ciclo di incontri online su varie tematiche, la poesia, i nuovi strumenti tecnologici, la presentazione di alcuni libri, eccetera, proprio per far esercitare, diciamo così, i nostri studenti con questi nuovi sistemi di comunicazione. Ecco. Perfetto, la ringrazio molto. Grazie a lei. Direi che non c'è altro, non so se vogliamo concludere, se le ragazze vogliono concludere, Gabriella, che è sempre comunque tra il novero delle ragazze, direi. Grazie cara, questo mi fa piacere, oggi guarda mi tiro su di morale. Ma sì, io volevo direi soltanto due parole, perché spero che nelle presentazioni non è sempre facile, ma spero che vi sia passato un po' dell'entusiasmo che vi assicuro è contagioso ed è molto presente durante tutta la durata del master. E noi vediamo proprio anche la trasformazione spesso degli studenti che entrano appunto in modo incerto e poi insomma hanno di fronte un mondo abbastanza sconosciuto, nonostante siano spesso formidabili lettori, eccetera, e poi vediamo che questa passione, che è tale, è un mestiere in cui davvero ci vuole una passione per la lettura, per i libri, insomma, dico delle cose ovvie, però senza di ciò non avviene nulla. E io spesso ho visto la trasformazione degli studenti man mano che si impadronivano delle parti tecniche, delle questioni tecniche, come aumentava il loro desiderio di partecipare, di entrare meglio, proprio entrare concretamente in questo mondo. Ecco, soltanto questo, io, per me è sempre una magnifica esperienza vedere e constatare questo, solo questo dico. Grazie. Ragazze, voi volete una cosa di chiusura? Vado? Sì. Ma io appunto mi sento di dire che nonostante adesso questo momento possa spaventare l'idea di fare un investimento del genere, per me è stato il migliore investimento che abbia mai fatto da quando sono andata a Milano, perché io ho fatto anche la magistrale a Milano. Però il master dà proprio un mestiere in mano. Senza di questo non sarei indipendente nel farlo, perché poi sì, ognuno ha anche un po' la presunzione di dire no, ma io me ne intendo di libri, così. Però poi finché non ti trovi sul campo da solo, con un manoscritto davanti e fai l'ultima lettura, prima che il libro vada in stampa e quella responsabilità, finché non attraversi questo non ti rendi conto di quanto davvero, di quanto lavoro ci sia dietro un libro e anche la promozione del libro. A proposito dell'ufficio stampa, io sono molto richiesta in uffici stampa. Io per esempio ho fatto un colloquio, mi avevano anche preso, poi non combaciava con i miei orari, però davano molta importanza anche al fatto che avessi fatto il master, che avessi fatto il tirocinio, a prescindere poi non guardano neanche la durata del tirocinio, non guardano dove, proprio il fatto che se si è lavorato in una redazione per un po' di tempo ha il suo grosso peso. Quindi mi sento di dire di non scoraggiarvi, io mi sono scoraggiata, ho avuto alti e bassi, ma perché è normale, credo che sia per la maggior parte dei lavori da freelance, però ne vale davvero la pena. Beh, direi che questa è la cosa. Ci commuoviamo. Cioè, francamente fanno il lavoro molto meglio di noi, quindi sì. Noi possiamo andare in pensione. Visto che... Va bene, non lo so se non ci sono altre domande, altri commenti, un altro giro, non so, Valentina vuole aggiungere qualcosa? Ma cioè, più o meno è stato detto, no? Gli incoraggiamenti, insomma, mantenere l'entusiasmo. Io l'unica cosa che posso aggiungere è che capisco il discorso di Giulia, certe volte dell'abbattersi, soprattutto perché
Per esempio, a casa mia hanno tutti quanti un lavoro fisso, quindi una cosa tipo la carriera da freelancer è veramente un po' da spararsi, tipo cercare di spiegare per chi voglio, per chi non voglio, però credeteci, cioè nel senso, in questo master vi danno gli strumenti per affrontare anche una situazione del genere, quindi per me è stata un'esperienza bellissima e ecco, cioè tutto qua, non ho molto da aggiungere in realtà, solo questo. Ah no, un'ultimissima cosa è che come, anche questo, come diceva Giulia, i master sono richiestissimi, cioè per lavorare in editoria cioè, chiedono molto di più i master rispetto alle magistrali, per esempio, e soprattutto un master così pratico è veramente l'oro, questo sicuramente, e chiudo qui davvero. Okay. Bene. Vedo una mano alzata, diamo spazio ancora un'ultima domanda e poi chiudiamo che abbiamo raggiunto l'orario, prego. No, mi sa che era la ragazza che ha parlato prima. Ok, allora se non ci sono altre domande possiamo chiudere. Mi ringrazio la professoressa Bianciardi, la professoressa Dina, Valentina, Giulia, qui facciamo un in bocca al lupo per il colloquio di domani. E vi ricordo che se doveste avere altre domande, ora vi lasciamo anche in chat il link al nostro indirizzo email che è info.sdc@yulm.it. Per accedere invece direttamente alle prescrizioni e alle iscrizioni, su yulm.it, nella sezione dedicata ai master specialisti, ci trovate Masterbook. Okay, grazie a tutti e buona serata. Grazie, buona serata. Grazie.